Cinzoniere, bentornati sul canale di Dementis. Qui di nuovo con My Time at Sandrock. Ci stiamo avvicinando, credo, alla fine del contenuto disponibile in questo Early Access. Ma tanto Sandrock sta aggiornando in maniera abbastanza consistente, devo dire. Quindi non dovrebbe essere una cosa tanto preoccupante il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del contenuto disponibile. Quindi direi di vedere cosa dobbiamo fare oggi. In realtà le missioni principali credo che siano abbastanza ferme per il momento. A meno che adesso non ci sia una cutscene che ci dice che sta partendo una nuova missione principale. No, niente, peccato. Allora, qui abbiamo dei bastoni di legno pietrificato che mi ricordo ci servivano tantissimo. Quindi bene che ci siano. Tubi di plastica li avevamo già fatti. Ok, quindi infatti ce li abbiamo. Qui abbiamo 4 barre in acciaio cromato. E dobbiamo fare anche 2 vetri temperati. Però il quarzo ci serviva anche per qualcos'altro, se non sbaglio. Però vabbè, facciamo questi. Facciamo 2 barre di bronzo. Allora, vediamo le missioni che abbiamo qui da fare in realtà. Allora, questa in realtà non ce la faremo a farla perché serve una forgiatura e non ce l'abbiamo. Un piccolo passo per Sandrock, dobbiamo aspettare che i cosi, che i Sauxhall neri maturino. 5 giorni a maturare. Non sono già passati? Sembra di sì. Non ho idea di come si faccia a preparare la vernice. E opportunità in abbondanza. È per quello che ci serve il vetro temperato. I tubi di plastica solo 4 su 5 ne abbiamo. Allora mettiamo a farli. Toccata e fuga di King Nick che si resabba. Ma grazie mille King Nick per la resab. Bravissimo che hai fatto questa toccata e fuga. Ci vedremo presto. Nel frattempo King Nick ha ricominciato a fare le live, quindi consiglio a tutti di andare a guardarlo. Dato che poi siamo già su YouTube, vedrete anche i suoi video già su YouTube, quindi andate a cercarli sul canale. Allora, ha ricominciato con il gioco Calico. Vabbè, diciamo ha ricominciato, King Nick, non metterlo tra virgolette. Hai ricominciato. Mettiamo questa commissione qui, così mi dice cosa devo fare. Tubo di plastica, assi di legno duro, ne devo fare tantissime. Sembra di averle già messe a fare, però probabilmente le ho usate per qualcos'altro dopo. Assi di legno duro e per fare l'insegna del centro ricreativo. Mentre invece ho già fatto l'altra roba che non mi ricordo cos'era. La macchina stramba. Dov'è? Dove l'ho messa? Quella robaccia. Vabbè, da qualche parte è. Noi l'abbiamo fatta, di quello ne sono sicuro. Ah, per questo ci servivano. Avevamo già fatto, ecco perché non le avevamo più nell'inventario, perché le avevamo già fatte. Ok, quindi dovrebbe essere finita, no, questa cosa. Ah no, servono i materiali, servono 2 vetro temperato. Ah no, ok, le assi di legno duro servono comunque per il coso. Servono comunque per la missione. Da parte del municipio. Abbiamo ricevuto dei rapporti che sostengono che il tuo lavoro al centro di ricerca ha interferito con il tuo incarico corrente di costruttore per la città di Sandrock. Il municipio ha discusso. No! Ah, ok. Va bene. Pensavo che mi dessero una cosa. Mi dessero una penalità. No, va bene. Allora chi se ne frega. Il tuo ruolo al costruttore è troppo critico per subire un rallentamento del genere. Siamo giunti ad un accordo con il direttore C che ha consentito a terminare il tuo rapporto di lavoro al centro di ricerca. Grazie per la tua dedizione al lavoro, ma è molto importante anche prendersi cura della propria salute. Va bene. Da parte del centro di ricerca, il processo di ricerca è stato completato. Trovi in allegato i tuoi progetti. Puoi verificare se ci sono errori, ma sprecheresti solo il tuo tempo. Bene. Il problema è che a me adesso serve fare in realtà la macchina per la forgiatura. Cioè, mi serve fargli ricercare la forgiatura come macchinario. Che in realtà credo che sia la forgia. Che la forgiatura non è un macchinario. Ciao Mian, non entrerai lì dentro. Vuoi l'oggetto piastra di bronzo? Non l'ho preparato per lei. Vediamo se ne ho uno per caso. No, assolutamente no.
Però a Milano in realtà per farla contenta immagino che basti tipo una cosa, tipo un lingotto di bronzo. Più 3, infatti. Fammi entrare alla guida del commercio, vediamo cosa c'è. Ah, quante missioni. Allora, tubi di ghisa sono abbastanza facili da fare. Però sono. Li vuole rari, no? No, no, no. Non mi farò fregare in questo modo. La macchina da sartoria forse la possiamo fare in maniera abbastanza semplice. Assi di legno pietrificata, adesso che sappiamo dov'è il legno pietrificato, possiamo farle. Però questa missione è già qui da un bel po', quindi se dopo non ci riusciamo è un po' un meno. Tubi di plastica li possiamo fare senza troppi problemi. Accetta questo. Il quadro elettrico io non ho idea di come farli. Quindi, boh. Dammi questo degli assi di legno pietrificata. Secondo me ce la possiamo fare a farla, dai. Poi in ogni caso, guarda là che vantaggio abbiamo. C'è qualcosa di nuovo qui al negozio? No. Assolutamente no. Va bene, esci. Allora, andiamo a fare le stesse cose che facciamo tutte le mattine, cioè andiamo a parlare con Mian, con Amira. Tempo, ci beviamo un po' perché la gola stasera non vuole collaborare. Grazie. Questo li possiamo rompere? No, veramente? Magari con questa? Peccato. Sarebbe stata una cosa incredibile. Ciao, Amira. Oh, Making art, taking care of my questa non brother, ce l'avevano ancora detta. sipping tea with my closest confidants. This is where I find peace. Though the only difference between dullness and serenity is perspective. How do you see your life? Creare Amanda? arte, prendermi cura di mio fratello, sorseggiare del tè con i miei confidenti più cari. È in queste cose che trovo la pace, anche se l'unica differenza tra la noia e la serenità è la prospettiva. Tu come vedi la tua vita? Cosa? Ah, giusto, lei voleva la pillola della campana dorata che però non c'è nella clinica. Quindi non so come fargliela, non so come riuscire a dargliela. Gioca a bestiole. Intanto le daremo una bella batosta a bestiole. Ecco, niente. Siamo partiti male. Siamo partiti molto male. Incredibile, non pensavo giocasse un altro gatto. Lei ora giocherà un elefante. No? Vabbè, tanto non potevamo comunque fare niente. Avevamo 3 gatti e una volpe. Da! Porca troia. Niente, non la vinceremo mai questa. Mamma mia. 3 a 0 poi è anche pesa. Che cazzo. Lei non parte mai con gli elefanti. Stavolta invece. Ora non può avere un elefante. Ora tira un topo. Porca troia. Niente, stasera proprio non è serata con bestiole. Allora, quindi noi abbiamo preso di incarichi questi due. Quindi andiamo a rompere un po' di legni fossili. Tanto se no non riusciamo a cosare, se no non riusciamo a farlo. Con i tubi di plastica tanto ne avevamo già messi un paio a fare, se non sbaglio. Quindi possiamo continuare così. È che qui non c'è nessuna stazione di Yakmel. Quindi ce lo facciamo tutto a piedi questo. Dobbiamo anche rinoleggiare una cavalcatura in realtà. Mi è appena arrivato un commento su YouTube, ma ora non lo posso guardare. Mi dispiace, commentatore su YouTube. Se guarderai questo video di Sandrock, commenta anche su questo. Così per la prossima live di Sandrock dirò: ehi, mi è arrivato un altro commento di YouTube, ma non po ti posso rispondere neanche adesso. Diventerà una gag incredibile, un inside joke del canale e mi porterà alla fama mondiale. Allora, da qui però la uso questa, perché i legni duri fossili sono più vicini a questo.
Allora, dove siete? Legni fossili. Eccolo là. Là ce n'è uno. L'ascia di ferro. Grossi rami secchi. Facile riconoscere qualcosa con una traduzione del genere, no? Però effettivamente di legno fossile ne dà abbastanza. Il problema è che ce n'è uno, due. No, questa è una cassa. Non c'era niente in quella cassa? Cazzo. Non c'era assolutamente niente in quella cassa, mi piace. Qua non c'è niente di legni fossili. Strano. Chissà se prima o poi... No, non credo. Non possiamo distruggere queste ossa. Peccato. Ossa di animale però le possiamo raccogliere qui dal deserto. Perché no, voglio dire. Ok, là c'è qualcosa di legno. Questo è solo un bosco morto, mi sa. Che... Vabbè. Anche qui è una grande traduzione. Ho distrutto anche dei baffi di gatto, mi dispiace. Bosco morto. Che è legno normale. Però ci serve anche quello, perché tanto dobbiamo fare la... Dobbiamo fare quelle assi. Cercatori. Pensavo che quella di Katori sarebbe stata una missione principale, invece è diventata una secondaria. Penso in realtà adesso di averne abbastanza di legna fossile per cosare. Per fare le assi di legno pietrificato per coso. Per la missione di Owen. Però è già mezzogiorno, troppo. Siamo troppo in là col tempo. Anche perché qui non c'è niente. Questa in realtà è roba interessante da un punto di vista di lore, ma non dal punto di vista di materiali. Quindi dobbiamo tornare a casa. E dobbiamo anche muoverci in realtà. Chissà se posso rompere un cactus qui. Cioè non c'è nessuno qui intorno, quindi non dovrebbero dirmi niente, no? Se nessuno mi vede non possono farmi del male. Cosa mi dà? Ah, legno normale mi danno i cactus. Wow. Ah, non ne vale neanche la pena. Prima o poi uccideremo uno di quei pinguini aschi, eh. Ci dispiacerà, però dobbiamo farlo prima o poi. Ah, anche questo è un legno fossile. Prendiamolo. I grossi rami secchi. Dai, quanta fatica. Mamma mia, veramente. Quanta fatica per distruggere un tronco. Siamo leggermente fuori scala con gli strumenti. È più da ascia di livello superiore questa cosa. Bene. Prossimo obiettivo, aumentare l'ascia. Noi dobbiamo anche fare il capanno per gli animali. Ogni tanto me ne ricordo, ma poi non vado mai a farlo. Quindi non vi illuderò sul fatto che oggi probabilmente lo faremo, perché non è possibile. Non è una cosa credibile che io mi ricordi di farlo. Guardate, devo rimettere qui questo. Perfetto. Allora, andiamo a casa a fare le cose. Vabbè, due del vetro temperato credo che li abbiano già finiti quasi. Metti a fare questi. Ah, non credo che farà in tempo.
metti a fare altri assi di legno duro. No, in realtà meglio metto a fare uguale. Vai. Tanto le assi di legno duro richiedono sempre, quindi. E tre assi di legno pietrificata e basta? Non abbiamo altre cose da farci? Mi sembrava di sì. Vabbè, intanto mettiamo queste tre per la missione. Che sono comunque 4 ore e 11 per farle. Mamma mia. Tantissimo. Alla fornace, il vetro temperato, che però lo stava facendo quest'altra. E ora gli manca solo gli assi di legno duro. Però io qui intanto potrei mettere un po' di rottami di legno. Ah, peccato, non ci sono gli assi direttamente dei rottami. Magari da quelli migliori. Sì. Mettiamole. Oh, abbiamo qualcosa qui forse da raccogliere. Quando mai abbiamo messo questa cosa qui, scusa? La pianta non è ancora matura. Ma io non ho acqua. Andiamo a comprare un po' di acqua, che vendite? L'acqua, la fonte della vita. Allora, andiamo anche a noleggiare un'altra cavalcatura, perché stiamo andando troppo piano, se no. Non c'è niente di grosso, però, vedo per ora. C'è uno Yakmel scuro, che non ha in realtà un grande coso. Non ha delle grandi statistiche. C'è il cammello. Ma il cammello questo è veloce quanto il miglior Yakmel. Quindi direi di prendere il miglior Yakmel. Effetto alimentazione aggiuntivo dello stare nella stalla aumentato. Non ho idea di cosa sia. Prendiamo lui. Eccolo qua, che subito si fa riconoscere. Andiamo, amico. Dobbiamo andare al centro di ricerca anche a fargli fare il nuovo coso. Fargli fare la nuova ricerca per la forgia. Anche se ormai la missione è quella di Pen, non riusciremo mai a farla. Però intanto, la prossima volta che ci sarà, ce la possiamo fare. Io qua sotto mi sto perdendo per trovare il centro di ricerca. Sì, ho fatto il giro dell'isolato praticamente. E qui sotto? Perché qui sotto? Tutte le volte penso che sia più sopra. Invece no. È semplicemente dall'altra parte della città e quindi sembra da un'altra parte. Ciao, C. I tried to talk to City Hall to explain the importance of your work as assistant, but they would not listen to me. Chiedo scusa. Ho provato a parlare con il municipio per spiegare loro l'importanza del tuo lavoro da assistente, ma non hanno voluto darmi retta. Sunrock's official wage for assistant researcher is pitifully small. I decided to increase that to the average salary for an assistant in Vega 5. Please accept the difference. Beh, generoso. Il salario ufficiale che Sandrock destina agli assistenti dei ricercatori è tremendamente basso. Ho deciso di equipararlo allo stipendio medio di Vega 5. Ti prego di accettare la differenza. Vabbè, dai, 200 gal. Poteva essere peggio. Macchina per la forgiatura. Perfetto. Posso accelerarlo un po'? Sì. Posso accelerarlo di 2 giorni addirittura. Vai, perfetto. Ok, esci. Andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. In realtà solo aspettare che finisca tutta la roba che abbiamo messo a fare. Gli assi di legno, i tubi di plastica, eccetera, eccetera. Vediamo se nel frattempo c'è qualche roccia durissima che possiamo distruggere. Burgess. Ah, volevamo andare a comprare l'acqua. Ecco cosa ero andato a fare in città. Vabbè, pazienza. Ci andremo domani. Allora, rocce dure. Tu sei una roccia dura? Sì.
Dai. Ho la sensazione che i rumori siano troppo alti stasera, non so perché. Dall'ascoltare live mi sembra che sia troppo alto il gioco. Dopo poi che ultimamente un paio di live mi sono venute troppo alte come volume del gioco di sottofondo, ho il terrore. Sia Rise, la seconda parte, che coso, che The Witch of Fern Island, mi sono venuti un po' troppo alti come volume di gioco, a quanto pare. Quindi ora ho un po' il terrore che sia sempre troppo alto. Bello il telescopio che prima carica la parte grossa e dopo carica il resto. E quindi vedi il telescopio volante. Fammi vedere a che punto è con questi lavori. Tubo di plastica, siamo a 2 su 4. Rottami di legno, è riuscito a fare un asse di legno duro. Me ne manca una. E qui me ne manca una. Dai, mancano 5 minuti, dai. Ce la puoi fare. Dai, perché mi sta selezionando quell'altra? Tubo di plastica, ne manca un altro. Qui. Sì. Mettiamo però entrambi questi due, così vedo dov'è la gente che me lo sta chiedendo. Ah, guarda un po'. Owen è ovviamente fuori da Blue Moon ad ascoltare il concerto. Anche Mabel è lì. Quindi in realtà possiamo sperare che Mabel non così. Che Mabel non sparisca in quest'ora. Rimani lì ad ascoltare il concerto, Mabel, ti prego. Ci servi. Ci servi per la nostra reputazione. Intanto questo è per Katori. Vediamo se nel raffinatore possiamo mettere qualcosa per fare cose belle. Ah, possiamo anche fare così. Cioè, di pietre ne dovremmo avere tante. Ne abbiamo 373. E quindi mi ha dato pietra per 78 ore in coda. Come per 78? Ne ho messi 10. Vabbè. Però in quel modo mi dà il quarzo. Che il quarzo ho visto che serve quasi sempre per cose abbastanza importanti e difficili da fare. Qui ci sono dei rottami di pietra, prendiamoli. Perché no? Mi dà anche un po' di marmo. Considerando quanto importi era difficile trovare il marmo. Ok, ora dovrebbe aver finito il tubo di plastica, vero? Alla perfezione. Mabel, non scappare. Abbiamo i tuoi 9 tubi di plastica qui. Cosa te ne fai? Non lo so e non lo voglio sapere. Anche perché potrebbe essere problematico. A seconda di quello che mi dici. 9 tubi di plastica, andrà bene. Ok. Mabel pensa di essere ancora in pandemia. Ricordo in effetti che la prima volta che sono venuto a Sandrock è stato il giorno del mio compleanno, il 6 d'inverno. Stavo viaggiando su un carrello Yakmel e pensa un po', guidava Cooper. Quel giorno non ebbe il coraggio di parlarmi, ma non ho dimenticato quel suo bel viso attraente. Sì. Ah, sì, Cooper è un bel viso attraente, non sono due parole, che due frasi, non sono frasi. Vabbè, due cose che pensavo di trovare nella stessa frase. Allora. C'è qualcos'altro qui che valga la pena rompere? Il terreno quanto è? 3000 e basta? Quasi quasi. Il tuo bonus massimo delle statistiche della casa è stato aumentato? Addirittura. Ma io quasi quasi lo comprerei. Ma sì, aumentiamo il nostro giardino. Ora mi ci perdo.
Ok, è così. Sì, ci sta. Potremmo in realtà farci un po' di orticello, anche se mi fa schifo la cosa. Anche se mi fa schifo l'agricoltura qui su Sandrock, potrebbe anche funzionare. Questo è di un sur che mi serve per fare la vernice. Mixer, non ho il mixer. Ecco perché non lo posso fare. Ok, direi di andare a letto in realtà. Tanto il vigore l'abbiamo praticamente già finito. Quindi andiamo a dormire e vediamo cosa ci riserva la prossima giornata, dove possiamo finalmente... Gli alberi del boschetto sono già cresciuti, dovrei andare a vedere. Ah, però a Katori servivano 5 tubi di plastica e li ho dati a Mabel. Grande me. Rimettiamo a fare 5 tubi di plastica. Hey, Zeke asked me to come get you. Let's go to the field test area right now. I asked him for details. Ma io devo fare delle cose, Mian. Ehi, Zeke mi ha chiesto di venire a prenderti. Andiamo subito al campo di test. Gli ho chiesto ulteriori dettagli, ma mi ha soltanto risposto "Vedrete". Mi dispiace, ma ho un po' da fare al momento. I'll go on ahead. Come whenever you can. Io sono eccitatissima. Mi avvio. Vieni quando puoi. Da parte del centro di ricerca. Il tuo progetto di ricerca è stato completato. Perfetto, possiamo fare la macchina per la forgiatura adesso. Scatola per le consegne, un sacco di roba, come sempre. Allora, cosa devo fare però? Sì, devo mettere a fare i tubi di plastica. Ma io li faccio tutti, tanto... Prendiamo questa roba. Mettiamo un po' in ordine qui. Anzi no, scusa, è il riempimento automatico che devo fare. Perfetto. E direi di... Scusa, qui quanta acqua ho? Così... Beh, insomma, non ne abbiamo mica così tante. Ce l'ho dell'altra acqua. Scusa, perché allora non me la fa usare per qui? Non ho abbastanza acqua nel mio inventario. Però qui in realtà se vado qui mi dice che posso mettercela. Cioè devo avere proprio nel mio inventario, mentre per caricare questa no. Scusa. Ora, se ora vado qui ce l'ho. Sì. Che robaccia. Vabbè. Ah, mettiamo tutto il massimo che possiamo. Perfetto. Allora, abbiamo quindi fatto abbastanza tubi di plastica, ma adesso me li deve fare. Direi di andare al centro di ricerca un attimo, chiedere a C... Non ho preso lo Yakmel, sono furbo. Vediamo se c'è qualche missione veloce veloce. Tipo con qualche nucleo di diaspro. Quadro elettrico, tela, nucleo di diaspro, vedi? Poi i nuclei di diaspro li chiede sempre a Mira, quindi va benissimo. È la cosa migliore per noi, letteralmente. Sia per le nostre relazioni interpersonali che per facilità di fare le cose. Ho 700 punti di vantaggio su Ian, quindi... Non ce ne dobbiamo assolutamente preoccupare. Quindi andiamo al centro di ricerca. Da di qua ci si arriva per bene, no? Esatto, finalmente ho imparato. Il prossimo episodio me lo sarò già ridimenticato. Di sicuro. Però vabbè, intanto. Ciao C. Ricerca, devi farci un mixer livello 1. Vai. Dovremmo tornare anche in miniera tra un po', perché i dischi li abbiamo quasi finiti. Allora, cosa stanno facendo qui?
A chi sta parlando? Matilda, ti stanno ascoltando parecchio, devo dire. Andiamo al nostro banco da lavoro. Facciamo questi 4 nuclei di diaspro. Li portiamo ad Amira, giochiamo a bestiole e poi andiamo da cosa? E poi andiamo da Mian. Banco da lavoro. A pelo, Questa cazzo di argilla. Compreremo anche dell'argilla da Amira. Andiamo. Ciao, Fang. Allora, Amira, salve. E qui, sì, ok, è qui. Lo vedo dall'indicatore della missione per una volta. Ah, addirittura la lealtà dello Yak me l'è aumentata dello 0,5%. Niente, non mi ha neanche parlato stamani, perfetto. Conferma. Grazie, spero che non ti abbia chiesto troppi sforzi. Va bene. Ah, vedi, ho pensato di venire a dirti ciao. You know, ciao. I think we're quite similar. We're both very quiet. We don't waste words, even face to face. Little is said, and as such, little we would regret. Sì, più o meno. Sai, penso che noi ci assomigliamo molto. Siamo due persone silenziose, a cui non piace sprecare parole. Anche da vicino, parliamo poco. Di conseguenza, avremo poco di cui pentirci. Non so come farla, mi dispiace. Allora, regaliamole questa. Thanks. Perfetto. No! Ero letteralmente nella stessa posizione di prima. Ah, perché è uscita anche lei. Va bene, Amira. You know, I think... Giochiamo a bestiole e abbiamo finito la nostra giornata con Amira. Credo che siamo vicini in realtà a poterci confessare, quindi... O questo episodio o il prossimo lo faremo. Vediamo quante missioni abbiamo da fare e quanto siamo occupati. Dannazione, volevo giocare il topo. Non mi sono fidato del mio istinto nelle ultime due giocate e mi è costato tutto. Porca troia. Qui no, qui volevo fare quello e l'ho fatto, quindi. Bah. Due pareggi. Meglio della scorsa giornata, devo dire. Quindi, non è che mi possa lamentare troppo. Ah, due topi di fila non li metti, Ok. Quindi, minimo pareggiata. Non ha messo mai un elefante, lei, per ora. Bene. Beh, oggi abbiamo guadagnato un sacco di reputazione con Amira. Fammi vedere. Non riesco a capire se siamo all'ultimo cuore o no. Vabbè, abbiamo due cose da mettere qui. Uno nelle raccolte, praticamente nella raccolta dei materiali. Doppio dei residui quando scavi trappie di rifiuti, utilissima. Ottieni il doppio di rugiada quando prendi delle erbe. Facciamo questa, che ti devo dire. Ho sbagliato. Conferma, conferma. Possibilità di guadagnare? No. Piani massimi disponibili? No. Crescita delle colture? No. Effetto del fertilizzante? No. Prezzo di vendita del bestiame è aumentato del 10%. Perché? No. Risorse del filtro di minerali diminuite di 1. Non ho idea di cosa faccia. Questo qui voglio fare. Questo. Vai. Così magari quelle che prenderemo per sbaglio. Buonasera Ninfeal. Quelle che prenderemo per sbaglio dove serve un oggetto raro o superiore le faremo per caso, appunto. Perfetto, ora che abbiamo
fatto la nostra giornata con Amira, direi di andare alla missione principale. Allora, dove sono quei cosi, quei campi coltivati? Spero che ci sia una cutscene nel momento in cui arriviamo. Mamma mia, sono cresciuti veramente tanto, devo dire. Eccoli qua, sì, c'è sicuramente una cutscene qui. Eccoli. È aumentata ancora la lealtà dello Yakmel. Allora, per ora stasera non abbiamo avuto fidanzati improvvisi e inaspettati, quindi direi che va tutto bene. Sta andando abbastanza bene, dai, devo dire. Wow, che lacrime belle! They're surviving. We've never seen them grow so big before. Evviva! It's really working. Sopravvivono! Non li avevamo mai visti crescere tanto prima! Sta funzionando davvero! So, what's next? Allora, che si fa adesso? Oh, I don't even know what to think. Do we dare to hope? Non so nemmeno che pensare. Possiamo permetterci di sperare? I'll think of something once I have calmed down. Io penserò qualcosa quando mi sarò calmata. I'm gonna go tell my pa. He's gonna be ecstatic. Ottimo. E devo dire tutto a papà, ne sarà estasiato. Fine? Scusami, ma devo venire qui per fare questa cosa? Ma allora, ma io devo anche lavorare, gente. Cioè, in questo momento non abbiamo una missione principale. Allora, superiamo Mian in questa corsa. Dobbiamo anche fare una cosa, una piastra di bronzo per lei, giustamente. Torniamo a casa. Sicuramente l'oggetto per proporsi lo vende comunque Arvio, Alba ed Esterzo, spero. Quindi cercheremo quello adesso anche. Prima andiamo a casa, vediamo se ha finito questi tubi di plastica. Così finiamo anche quella di Katori, la roba. No, ancora non li ha finiti tutti. Mettiamo qui però un po' di rotami di plastica. Mi manca un po' troppo a questo coso. Allora, prendiamo un po' di acqua. Andiamo anche a comprare... Come è possibile farlo qui? Ah, scusa. La pianta acqua è sufficiente. Va bene, ok. O abbiamo degli altri semi? Credo di sì, purtroppo. Semi di lampone. Primavera, estate, autunno. Siamo in primavera noi, vero? Proviamo a piantare questa robaccia. Proviamo a fare un po' di colture. Diamo un'altra speranza alle colture di Sandrock. Già il fatto che li debba selezionare così i semi è bruttissimo. Se non li avessimo avuti questi semi avrei potuto dire no, vabbè, non ce li abbiamo, pazienza, ci riproveremo un'altra volta. E invece non ho scuse. Come fa, scusa, questa da... Come fanno queste ad avere acqua sufficiente? Non ho annaffiato in questo posto da anni. Allora, il fertilizzante non mi ricordo come si... Chi è che lo vende. Ma intanto voglio fare una cosa, in realtà. Dal banco da lavoro noi possiamo fare anche l'acqua.
mi sembra. Sì, eccola. E abbiamo un sacco di rugiada, quindi facciamo quest'acqua. Così abbiamo la roba per innaffiare. Allora, il fertilizzante. Probabilmente ce l'ha Zik nel suo negozio. Probabile. Può essere, secondo voi? Fattoria di umidità. Zik dovrebbe vendere il fertilizzante. D'altra parte è l'unico che ha una fattoria di umidità, però è una fattoria. Di umidità. Lui penso che venda sia semi che cosi. Sia semi che roba per... No! Ah sì, invece sì, ok. Eccolo. Possiamo prenderne 200, ma 200 è un po' tanto. Prendiamone 50. Anche perché non abbiamo così tanti soldi. Possiamo vendere qualcosa a lui? Possiamo vendergli le cose di paglia, ma non mi sembra il caso. La biocrosta, insomma. Serve un... Penso che serva un po' per la missione principale, la biocrossa, quindi no. Vediamo se sulla mappa è comparsa qualche missione che possiamo prendere. No. No. Non c'è nessuno che ci vuole nella sua vita. Meno male. Perfetto. Noi dobbiamo ancora, tra l'altro, trovare di nuovo il canguro. Il problema è che il canguro mi ha detto una zona in cui dovrebbe essere, ma non c'è scritto sulla mappa la zona. Quindi non ho idea di dove dovrebbe essere quel canguro adesso. Questo è un po' un problema più da coso, da Witch of Fern Island che da Sandrock. Sandrock di solito è abbastanza... comodo su queste cose. E invece no. Su questa missione qui no. Allora, ora dovrebbe aver finito questi tubi di plastica. E addirittura me ne ha dato uno da qui. Perfetto. Porca puttana. Perché? Perché questa cosa? Sempre così. Fare lo stesso tasto per montare sullo Yakmel e per prendere la roba in braccio per raccogliere la roba sia la stessa è terribile. Sempre una cosa terribile. E quello ormai non credo che lo cambieranno mai, purtroppo. Parla con Katori. Katori, abbiamo tutta la tua roba per fare Katori Zawarudo. These are all the materials? Wow, yeah, they sure are. Thanks a bunch. I'll get these over to Heidi on the double and we'll start the expansion of the game center. Sono tutti i materiali necessari? Sì, wow, sono tutti. Grazie mille, Cinnanzon. Li porto di corsa ad Heidi per iniziare l'espansione del centro ricreativo. Next up, step 2 of Katori World, the museum. The mayor really came through and gave me a grant. The museum's a heritage of the town, after all. That's what Trudy said. It means we can upgrade the museum as well. Ok, non ha assolutamente detto quello che c'è scritto nella traduzione in italiano. Ha parlato del fatto che il sindaco le ha dato un millino per riuscire a aumentare le dimensioni anche del museo, dato che è un patrimonio cittadino il museo, dopo tutto. Quindi possiamo espandere anche quello. Però anche una volta terminati i lavori mi assicurerò che tu sei la prima persona a saperlo. Poi potremo installare l'insegna nuova macchina da gioco. Ci sentiamo a breve. Heidi and Trudy are planning on opening a road directly to Portia. Who knows how many more tourists will be coming to Sandrock? 1000? 10? I can't let an opportunity like this slip. Non so se l'hai sentito in giro, ma Heidi e Trudy hanno in programma di realizzare una strada diretta a Portia. Chissà quanti turisti porterà a Sandrock. 1000? 10.000? Non posso farmi sfuggire un'opportunità del genere. Besides, haven't you been to the shipwreck ruins recently?
I'm sure you found loads of new relics. In realtà le reliquie non le sto neanche guardando. Inoltre, hai già visitato le rovine del relitto? Sono sicura che troverai tonnellate di nuove reliquie che potrai mostrare al mondo. Well, imagine it. Countless tourists, all swarming to the Golden Goose Museum. The ooze, the Oz. I due Cinnanzon si incontreranno, esatto. Beh, pensaci un attimo. Frotte di turisti che affolleranno la gallina delle uova d'oro e il museo urlando i loro oh, ah, e cavolo, come ho fatto a spendere così tanti gall? Anyway, I figure we'll be needing some new exhibition stands for more relics and a new display to draw attention on an expanded rooftop. Planning ahead and all that. Can you help me out? Comunque, credo che ci serviranno le nuove tech espositive per le reliquie e una nuova insegna per attirare attenzione sul tetto rimodernato. Cominciamo a programmare il futuro. Puoi aiutarmi? Nessun problema. Thank you. How did I get so lucky, huh? Grazie al gioco. With as much vision as me. Non mi è stato permesso dire di no, in realtà. Ah, grazie. Come ho fatto ad essere così fortunata? Ho trovato una persona con la mia stessa visione. Here's the recipe for the exhibition stand. Addirittura solo sul tavolo da lavoro dovrebbe essere facile. Ecco la ricetta della tech espositiva. Puoi realizzarla sul tavolo da lavoro. Heidi will take care of the new rooftop itself, but I'll need your help for the display. Can you ask Director Chi to make you a diagram? When you're all done, please install them on location. Heidi si occuperà del nuovo tetto, ma avrò bisogno di aiuto per l'insegna. Potresti chiedere al direttore Chi di prepararti un diagramma? Una volta finita, installala direttamente. Va bene. Andiamo quindi da Chi. Ah, addirittura c'è anche questa, la strada veloce, che non avevo visto finora. Interagissi. A quanto pare sì, Chi. Per una volta devo dare ragione a te. Katori ha bisogno di un'insegna per il museo? Pensa davvero che sia il modo giusto di attirare più visitatori? Non capisco. Ad ogni modo, portami dei dischi dati e te la preparerò. Ok, good. Ok, bene. È piuttosto semplice, dovrei fare in fretta. Controllo la posta domani. Mi raccomando, non perdere tempo con quell'altra. Non perdere tempo per quell'altra. L'importante è che tu faccia quella del mixer. Perché così ci togliamo quella roba di coso. Quella roba di Unsur. E chiudiamo definitivamente quella storia. Adesso andiamo, dato che abbiamo un po' di tempo, andiamo da Arvio e vediamo se, dato che vendeva la roba per divorziare, venderà anche quella per proporsi, no? Questa roba? Nodo d'amore! Esattamente, era proprio quello che cercavo. Bello che il nodo d'amore costa 97 e i rami secchi che servono per divorziare sono 500 e passa. Incredibile. Wow. Compriamo un nodo d'amore. Non mi chiedi per chi è Arvio? No? Dovresti. È per tua sorella. Letteralmente. Armadietto rustico. Un piccolo armadietto con un grande cassetto. Prendiamolo, dai, facciamo un po' di acquisti da Arvi oggi. Tavolo da pranzo rustico. Tavolo da caffè semplice. Una piccola libreria in legno con tanti scomparti per tenerci dei libri, ma non solo. Attenzione, possiamo metterci i libri. Sì, vai. Oggi festa, festa grande per Arvio. Guarda là, già che gli abbiamo pagato delle cose, sta dicendo dove vado a spendere tutti questi soldi. Che persona irresponsabile. E Burgess, che è di qua. Cioè Burgess, in realtà voglio comprare l'acqua. No, ho sbagliato. Vabbè, no, non ho sbagliato così tanto in realtà. Compriamo un po' d'acqua. La luce è tutto e... L'acqua è quasi esaurita. Ah, vedi, anche lui vende il fertilizzante. Ok, quello me l'ero dimenticato. Andiamo. Ah, avevamo delle cose da fare, vero? A casa.
Yakmel. Esatto, un sur non lo vogliamo più vedere. Però abbiamo ormai questa missione da finire sua, quindi ci tocca. Quant'è il prossimo ingrandimento? 5.000 gal, vabbè, pensavo peggio. Pensavo fossimo già a 15.000. Quindi sarà abbastanza facile in realtà finirla. Cioè finirla, riuscire ad espandere ancora di più il nostro coso. Ah, tubi di plastica, in realtà adesso non ci servono più. Rottame di plastica. Quindi le missioni adesso ne abbiamo veramente niente. Retaggio di Sandrock, attendi il diagramma. Opportunità in abbondanza, aspetta il termine. Questo ci serve che finisca la ricerca. Questa non la possiamo fare. È che qui non ci dice appunto dove... Dov'è il canguro? Se no sarebbe da fare questa. Possiamo provare ad aspettare quello. Possiamo provare a cercare il canguro un pochino. Sono le 6. Allora. Andiamo qui. Oppure andiamo nelle rovine del relitto. Però il problema è che ci vuole un bel po' di tempo. Perché prende 4 ore. Quindi sarebbe... già tardi, cioè sarebbero le 11 quando usciamo dalle rovine, no? Perché ora sono le 7 e un quarto. No, andiamo a cercare un attimo il canguro. Quello però non è quello che cerchiamo noi. Non è Jack Bogan, perché questo si muove. Giusto, potevamo andare alla cosa. Potevamo andare... Scusa, che indicazioni ci sono? Potevamo andare al corpo civile a vedere se c'era qualche taglia interessante. Look for him on the left side of Shonash Cliff. Qual era lo Shonash Cliff? Questo è il deserto, quindi non può essere qui in realtà. Però uno ci spera. Andiamo più che altro ad esplorare. Ah! No, non andiamo ad esplorare. Muro invisibile. Ottimo. Bene, bene. Un bellissimo muro invisibile è quello che abbiamo trovato qui. Shonash Cliff. Non me lo ricordo. E vabbè, su. Quanti attacchi ha questa combo, scusa, Kangu Boxer? Com'è che non è caduto? Normalmente quando gli rompi la guardia cadono. Beh, non è difficile schivarti. Solo che volevo fare alla svelta e ucciderti. Incredibile, questo Kangu Boxer non cade. Vabbè, torniamo a casa. È stata fruitless la nostra ricerca del Kangu Boxer simpatico. West side of... Magari è qui? Da questa parte qui? Questo è lo Shonash Cliff. Magari. Non me lo dire. Sarebbe tragico. Sarebbe un po' tragico se fosse quello per davvero. Ah giusto, c'era mia anche vuole una piastra di bronzo. Mettiamo a fare quella. Così domani gliela diamo. Così. Nel capo. No, dai. Non facciamo cose malvagie. Hey there, partner. Care to go sand fishing? No. Or what about mountain climbing? Though, truth be told, it is a mighty... sì. Sono le 10 di sera. Ormai è un po' tardi per fare tutte quelle cose, direi. E te l'ho detto nel mentre che io facevo una di quelle cose, cioè cavalcare uno Yakmel. Tubi di plastica li ha finiti. Qui uguale. Dagli qua si fanno, vero, le piastre? Sì. Di bronzo la voleva, vero, Mian? Sì. Metti a fare questo, metti a fare un po' di
Barre d'acciaio. Sì. Dovremmo anche andare a prendere altro ferro, perché il ferro veramente ultimamente scarseggia. Non è mai... non ce l'abbiamo mai in quantità enormi come gli altri materiali di solito. Strano. Brutta cosa. Cos'è questa roba? Team Selection? Team Selection per lo showdown. Che cazzo è questa roba? E chi lo sapeva che c'era poi soprattutto? Qui per caso ha finito? Ancora no, 4 ore. Riciclatore civile, mettiamoci... boh, un po' di rottami un po' di rottami di acciaio ci sono? Di ferro? No, ferro, ecco. Ne abbiamo solo 4. Anche di quelli ne dovremmo trovare un po' di più. E questi di rame, dai. Sta finendo il carburante. Mettiamoci il carburante. Conferma. Anche questa starà finendo il carburante? No. A posto. Ok. Lettera da parte di mamma. Cinanzon, ho visto di nuovo Sandrock sul giornale e ho pensato a te. In realtà non avrei visto l'articolo se non fosse stato per Nia. Eri a pagina 9, nella sezione Purpurri. Ah. Di solito la salto perché si trova sul lato opposto del cruciverba. A quanto pare avete fatto qualcosa che è piaciuto moltissimo alla comunità degli orticoltori. Credo che si definiscano così. Quindi state trasformando il deserto in una zona verdeggiante? Non ne capisco granché, ma sembra una cosa molto importante. Puoi spiegarmelo quando hai tempo? Se Sandrock diventa verde, cambieranno anche il nome? Che ne dici di Greenrock? Dite al sindaco che potete usarlo gratis. Tuo padre ha ritagliato tutti gli articoli in cui ti menziono e sta facendo una piccola bacheca per la sala dei bonsai. Io la chiamo il museo della giungla di Cinanzon. Bellissimo. A lui non piace il nome, perché i bonsai non sono esattamente piante della giungla, ma credo che gli sia rimasto impresso. Siamo entrambi molto orgogliosi di te. Poi scritto, mi sai dire una parola di 11 lettere per indicare una persona che costruisce cose? Inizia con la C. Questi cruciverba li fanno sempre più difficili. Spero che sia ironica. Rispondi. Sì, sì, abbiamo fatto alcune scoperte sulla composizione del suolo. Abbiamo anche iniziato a piantare una piccola foresta. L'abbiamo chiamata boschetto. Una volta migliorata la qualità del terreno dovrebbe prosperare. È roba complicata, non la capisco nemmeno io. Abbiamo collaborato tutto meglio, credo di essere più il braccio più che il cervello. Forse la parola è costruttore. Ma io volevo dire in realtà del boschetto di mio padre, della giungla di Cinanzon. Quella è bellissima. Boh, diciamogli è questa. Questa mi sembra di prenderla per il culo o di non aver capito il suo sarcasmo. Quindi facciamo questa. Il ferro qualcuno lo vende, sì, però costa. Quindi... da parte del municipio. Caro abitante di Sandrock, il 19° giorno in primavera coincide con il giorno del sole splendente. Non dimenticare, nel caso tu voglia partecipare al festival, che dovrai portare il tuo regalo in municipio prima del 18. Durante il festival stesso lanceremo i regali da un dirigibile affinché tutti ne possano godere. Ah, ok. Da parte di C. Ti allego il diagramma per l'insegna elettronica, addirittura. Stavo pensando di inserire qualche altra caratteristica tecnica, ma a metà ho desistito. Katori non potrebbe permettersele. Va bene. Da parte di Burgess. Ehi là, sai che giorno è oggi? È il giorno dell'acqua. Ah, stavo scherzando, non esiste nessun giorno dell'acqua, l'ho inventato. Che stupidaggine, in ogni caso eccoti dell'acqua a presto, grazie. L'accetto. L'accetto anche con la cosa inutile del giorno dell'acqua. Allora. Vediamo cosa serve per fare questa insegna elettronica. Questo prepara un dono. Non ho idea di cosa potremmo donare. Cazzo è quella roba? Assi di legno duro. Ok, assi di legno duro intanto, quindi mettiamole a fare. E dobbiamo rompere un po' di alberi. Ok, quello intanto. Tubi di ghisa. Si fanno da di qua. Ce ne servono parecchi più di quanti ne possiamo fare. Ottimo. Ingranaggi di rame. Lama di bronzo. La lama di bronzo si faceva da qui però, vero? Ci servono gli ingranaggi di rame. Ok. Vetro temperato. Facciamoli subito. Da questa fornace qui.
Facciamoli tutti. Servono anche delle barre d'acciaio. Ben 20? Cazzo. Ah, però servono per i tubi di ghisa in realtà, quindi non ne servono 20. Però non tanto meno, perché non è che siamo messi bene con il ferro. E oggi mi sa che toccherà andare a cercare il ferro. Lama di bronzo, tubo di plastica. Ok, sì. Ah, dobbiamo rompere un po' di legno e fare un po', trovare un po' di ferro. Non ho idea di dove abbia detto che sia questa cosa dello showdown. Hammer time. Compriamo questo. Porca troia, finiamo veramente i soldi così. Però intanto te pareva. Stavo cercando di capire dove dovevo andare per questo showdown di non so cosa. Andiamo qui un attimo alla Gilda, così nel frattempo magari prendiamo qualche missione. Match starts, ma non ho idea di dove, non ho capito dove. Ah, sicuramente all'arena allora. Match, ovviamente devo andare all'arena. Quadri, tele, oh wow, tutte cose brutte. Vabbè, prendiamo queste, tanto le tele ci conviene più comprarle che farle, quindi. Match starts, va bene, ma... Ok, sì, è tutta la gente è qui, quindi direi di sì, che devo andare di là. Monta. Allora, andiamo qui al centro ricreativo. Speriamo che non sia troppo tardi. Non penso però che ci faccia partecipare, perché ha detto che sono già stati scelti i team. In realtà volevo partecipare, volevo picchiare tutti. È che non ci aveva detto di iscriverci da nessuna parte. E vedi, è tutto... è a turni? Cioè è a coppie e basta? Ma non mi ha... nessuno mi ha detto che potevo iscrivermi. Amici, Dambi sta facendo una figurone incredibile. Non mi ha fatto iscrivere. Che tristezza. Ecco, non posso neanche parlare con la gente. Quindi è inutile questa cosa, è solo una perdita di tempo. Rocky ha perso, bravo. Ci vuole qualcosa in più per battermi Shinazon, ma io non ero lì dentro. Ma sono sempre loro. Ma che tristezza è questo evento? Stiamo perdendo tempo e basta. Fatemi entrare, fatemi picchiare questa gente insulsa. Non sicuro di essere più forte di loro. Non avevo idea che si potesse parare con lo scudo. Perché lo scopro solo adesso mentre sto guardando il match di qualcun altro? Avete perso? Perfetto, avete finito quindi? Bene. Tutto qui. Posso reinteragire con la gente, quindi probabilmente sì. Vediamo cosa regalare per il coso. Per la festa incredibile.
regaleremo questi stivali. No, dai, sono quelli del corpo civile. Magari non proprio quelli. Regaleremo, bah, delle pietre di energia, dai. Toh. A Sandrock occupa un posto speciale perché rappresenta lo spirito della Telesi. Bene. Ottimo. Finito? No? No, non... Showdown ad Ainun! Sai, mi ricordo di quando stavo viaggiando nelle città libere. Justice mi ha insegnato un paio di mosse per mettermi sulla mia strada. Penso che la sua mossa simbolo fosse: se vedi pericoli, corri. Ma io volevo partecipare. Esperimento. Facciamo l'esperimento nel frattempo. Beviamoci questa. Questa medicina era ottima. Il veleno non ti farà alcun effetto. Funzionato, ha funzionato. E chi l'avrebbe mai detto? Perfetto. Questo evento è inutile, però. Poi stanno aspettando il prossimo match, ma non... Ma non si sa chi è, c'è, chi fa. Ah, aspetta, eccoli. Stanno arrivando. Burgess Ernest contro Ryan e Owen. E se faccio così? No, non mi fa... Ma io vado via, ma che cazzo me ne frega di questa roba? Ma non ha senso che io stia guardando questa cosa. Non ha senso. Perché lo sto facendo? Mamma mia, che botta aveva dato Ryan col martello e poi che botta ha preso. Owen, ma hai fatto schifo. Io ti davo come favorito. Ma guardate che Burgess vince. Ma guardate Burgess. Burgess ora vince. Oh no! Burgess si vede che è stato allenato da Penn. Ma ora mi ha buttato. Ma Owen pensavo fosse forte in realtà a combattere. Come si faceva a fare le foto? Ah no, non mi fa fare neanche quelle. Perfetto. Combattete! Combattete con me! Bisogna di combattere! Ah, è già finita? Di nuovo? Sì, ma basta, mi ha rotto le scatole sto evento. Non, tanto non posso partecipare, che mi serve stare qui? Basta, vado via. Vaffanculo, gente. Non mi avete fatto partecipare e poi volete anche che rimanga a vedere. Allora, io devo trovare del ferro principalmente e del legno. Ferro e legno mi servono. Yakmel, caro Yakmel mio, andiamo a rompere un po' di legna. E se andasse ad abbattere un Sauxol nero? Visto che il villaggio non vuole che io combatta, io gli abbatto gli alberi. Divento il nuovo Logan. Sono già le 3, ho sprecato metà giornata a fare quella robaccia. Cioè a fare, a guardare quella robaccia. Rovine stazione Gecko. Qui c'è il ferro, ma ci dovrebbe essere in tutti i piani praticamente, quindi. Potenzia dispositivo. Cosa posso fare? Posso potenziare la lente di focalizzazione. Ma facciamolo tanto.
Aspetta, c'è anche... Ah, posso migliorare anche il jetpack. Però non posso farlo in realtà. Va bene. Boh, andiamo a questo piano qui. Sì. Certo che voglio resettare le reliquie. Tanto quell'altro il piano l'avevo già fatto tutto di nuovo, se non mi sbaglio. Poi a me serve solo il ferro, quindi comunque devo resettare la roba. La sabbia del nord a volte viene spinta dal vento verso la città. Se qui mi darà un po' di ferro. Per ora no. Sì, qualcosa c'è. Però non è mai la cosa principale il ferro, praticamente. Ma è proprio sotto sotto. La statua della dea conchiglia. In realtà è la Venere. No, non la Venere, la primavera. Che arriva dentro la conchiglia. Ma è la Venere. Perché ora mi sta venendo questo lapsus incredibile? Di miglioramento. Non è che mi faccia schifo. Anche se non li stiamo praticamente mai usando, però. Non mi ricordo cosa faceva. Faceva una cosa strana in realtà. La cassa avanzata. Kit per la semina intermedio. Vabbè, quello non... Lasciamo perdere. Apri per vedere cosa c'è dentro. Vedi? Usa un motore, un chip, un microchip, anzi due microchip e un altro microchip. Vedi? Mi servirà quella roba, ne sono sicuro. Prima o poi. Ok, qui le reliquie sono finite. Avanziamo. Tanto. Purtroppo far esplodere la dinamite non mi dà i materiali. Però tanto il ferro non c'era lì. Neanche qui mi sembra che ci sia, a giudicare la tonalità. Questa mi sembra che sia tutta manganese. Perché? Perché non c'è il ferro? Cosa deve fare uno per avere del ferro serio? Eh sì, devo fare prima questo, ma non l'ho fatto. Vabbè. Forse qui però un po' di ferro c'è, dai. Qui dovrebbe esserci. In questa parte qui del piano. Speriamo. Più che altro c'è la grafite, che prima non si trovava. Ricordiamoci che c'è stato un episodio in cui non sapevo dove trovare la grafite. Non avevo idea assolutamente di dove trovarla.
prendiamo un po' di pirite, anche se anche qui non è che ci stia servendo a tanto ultimamente. No, abbiamo finito il vigore. Questo è ferro, ne sono sicuro. Quello lì è ferro, sono convinto. Perché? Non quello. Questo. Esatto, questo era ferro, vedi? Avevo ragione. No, in realtà, vabbè, mi ha dato un po' di tutto. Aia. Dai, seriamente? Vabbè. Tanto non ho bisogno in realtà di fare così. Però era divertente uscire di nuovo da lì. Allora, il tempo passa troppo velocemente. Non qui. Su The Witch of Fern Island sì, però. Su The Witch of Fern Island passa decisamente troppo velocemente il tempo. E lì non c'è l'opzione per cambiare la velocità. Quanto ne ferro abbiamo trovato? Non credo tanto. 45. Anzi, veramente poco, devo dire. Che effetto strano per l'ultima luce sul deserto. Sembra che stia bruciando. Non sono mai stato nel deserto effettivo, quindi magari succede per davvero. Però è un effetto strano. Allora, direi di andare a casa. E vediamo se i nostri macchinari hanno finito le cose. Fa vedere se il festival è finito. No, la gente c'è ancora. Andiamo, torniamo al festival. Guardiamo la fine del festival. Tanto. Vai. Vediamo se ci dice come finisce il festival, che coppia vince. E boh, non lo so se c'è qualcos'altro. Dai, su. Guarda là. Pen e Zeke. No, Pen e Heidi. Ah, yeah. Pen e Heidi è finita per quella. Scusa, dov'è Pen? Che vuol dire Tomorrow's Competition? Cosa sta succedendo qui? Stanno per combattere o no? No, il gioco si è buggato completamente. Ciao Amira. Non so come si fa, mi dispiace. Ti regaliamo qualcosa. Non ho idea di cosa. Questo. Esatto, tanto al massimo le darà più uno e basta. Era il mio ragionamento. E bestiole. Però facciamo veloce stavolta per bestiole. Quindi facciamo così. Non hai giocato il topo. E adesso sì, wow. Volta ti ho lasciato vincere. Lo dico sempre anche io. Ma mi ha dato le stesse carte di prima a me praticamente. Pensavo che continuassimo a fare lo specchio. Attenzione, e si vince. Non ho idea se è il momento giusto. No, dai. È che non riesco a capire se è al prossimo cuore o no.
Vedi, non... In realtà 1,68 m è alta. Vabbè, qui abbiamo capito che rimarranno qui tutta la notte loro. Poi c'è Zeke, Pen, Heidi e Mian da una parte. Che casino ha fatto il gioco, incredibile. Quindi non rischiamo che la nostra proposta venga buggata come tutto il resto della competizione. E quindi aspetteremo. Non voglio che la nostra proposta venga persa dal gioco perché nel frattempo era buggato tutto lì. Figuriamoci. Attenzione, possiamo raccogliere questa robaccia. Semi di rosa di montagna. Ci ha dato dei semi? La rosa di montagna? No. Perfetto, quindi questo posto rimarrà così. Applichiamo il fertilizzante a questi. Perché ne deve usare tre di fertilizzante su una sola zolla? Scusami. Sei un po' stronzo, gioco. Diamo l'acqua. Perfetto. Che cosa brutta. È veramente terribile l'agricoltura qui. Però... ho deciso di ridargli un attimo di possibilità. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Potrebbe. Ah, abbiamo altri 5 tubi di ghisa da fare. Ok. Una lama di bronzo. Ma per la lama di bronzo la possiamo fare, perfetto. Quindi ora dobbiamo fare le teche esplosive, per cui serve il legno duro. Legno duro che facciamo con il legno che non abbiamo fatto oggi. Bravo, bravo Cina. Porca puttana. Bravo Cina, non dicevo. Abbiamo tanti rottami di legno pregiato, quindi li mettiamo. E speriamo che ci faccia le assi di legno duro direttamente da lì. Quindi adesso andiamo a dormire, perché comunque sono le 11:20. E domattina cercheremo del legno, probabilmente. Ci tocca. Camino aggiunto ai promemoria. Cos'è camino aggiunto ai promemoria? Camino. 1 ora e 59 prima di showdown ad Ainun. Ma non mi ci fai partecipare. Gioco. Non mi ci hai fatto iscrivere. Probabilmente è una cosa dell'aggiornamento. E il punto dell'iscrizione. Il giorno dell'iscrizione non c'era prima dell'aggiornamento. Ma... la cosa è, sì, cioè nel senso, il giorno in cui ero, nel momento in cui c'è stato l'aggiornamento, era dopo il termine per registrarsi, ma prima della manifestazione, ed è per questo che non mi ha fatto registrare. Spero, se no hai fatto male. Ah, ok, alle 17 devo andare al focolare, va bene. Giorno del sole splendente, compleanno di Burgess. Domani è il compleanno di Elsie. Questo che è? Ah, ok, il pass. Vabbè, chi se ne frega. La bara d'acciaio. Rottame di legno pregiato. 5 tubi di ghisa li ha finiti. Possiamo fare l'insegna del tetto. Che sicuramente la facciamo da qui, immagino. Insegna da tetto. Là. Assembla. Vetro temperato. Tubi di ghisa. Tubo di plastica. Lama di bronzo. Raccogli. Perfetto. Allora, assi di legno duro ce ne mancano un bel po'. Quindi noi adesso andiamo a fare, andiamo alla gilda a vedere se c'è qualche missioncina. Giusto per... ah, questa poi non l'abbiamo fatta. Fa vedere se possiamo metterla intanto a fare un po' di cosa. Da parte del municipio, come stai? Intendo tenere un incontro del focolare per raccontare ai cittadini. Sì, immaginavo che fosse questo. Perfetto. Allora, sartoria. La macchina da sartoria. Dobbiamo fare questa robaccia. Ah, per la tela. No, la lana cosa ci serve?
Ah, per la lancia d'acciaio. No, allora no. Per la tela ci serve il grano. No, l'aiuta. Vabbè. L'aiuta. Perfetto, andiamo a comprarla la tela. Facciamo parecchio prima. Allora. Anche perché così compriamo un altro po' di... un altro paio di foulard di seta, magari, se ce l'hanno. Per Amira, anche se non è più uno dei suoi regali preferiti, comunque è un regalo che gli dà più 3, quindi va benissimo. Altra tela. Ora, sembra un po' troppo. Barra d'acciaio cromato, non dovremmo avere troppi problemi a farla. Cuoio conciato, non ho idea di come si fa. Bastone di legno pietrificato, non dovrebbe essere troppo difficile, però non abbiamo così tante cose. Non abbiamo così tanti spawn di quegli alberi pietrificati, quindi per ora ci tocca lasciarlo in questo modo. Yana ha ripreso un attimo, purtroppo. Spero che non siano chiusi qui il negozio della sartoria, perché c'è lo showdown. No, ok. No, ne hanno solo 5. Porca troia. Non abbiamo abbastanza soldi per comprare... Oh mio Dio. Non abbiamo abbastanza soldi per comprare un foulard. Abbiamo finito i soldi. Che cosa incredibile. Questo che è? Spago. No. Perché comprano solo la roba che interessa a loro questi? È brutta come cosa. Nel senso... Vabbè. Dammi l'altra missione, questa qui. Questa. Così ci rifacciamo un po' di soldi con quelli, probabilmente. No, non potevi vendere tutto a tutti, ma non... era molto meno limitato. Almeno mi sembra. Sembra che qui sia un po' troppo limitato. Amira, sei a casa, vero? Mica sei già a guardare quella robaccia. Che palle, già a guardare quella robaccia anche lei. Ah, dobbiamo comprarle questa argilla. Finendo completamente tutti i nostri soldi, possiamo venderle queste valvole. Non dovevo comprare la roba da Arvio, vedi? Possiamo venderle un sacco di materiali a lei, però. Possiamo sfruttarla. Beh, possiamo vendere 273 di manganese. Le finiamo i suoi di soldi. E noi intanto un pochino ci riprendiamo. Perfetto. Allora. Andiamo a fare... queste barre d'acciaio cromato. Sì, sì, Match Stars, ma tanto. Ma pensavo fosse il negozio in vendita. Con la scritta in quel modo, in vendita, sembra che sia il negozio che è in vendita. Paparapapapapa. Noi nel frattempo che combattono dentro l'arena faremo... andremo a cercare un po' di cose. Andremo a cercare un po' di assi di legno. Facciamo queste due barre d'acciaio cromato. Oh, ci ha trovato del legno duro qui comunque. Quindi nel frattempo possiamo mettere a fare un asse. E andiamo direttamente laggiù dove ci sono i grossi rami secchi per fare il legno. Perché tanto oltre a dare quello fosse dà anche il legno duro, quindi ne vale la pena. Sì, per le prossime missioni in cui ci serve il legno fossile ce l'abbiamo già. Allora.
cassa mi dava fastidio. Ma non c'è niente in queste casse, veramente? Che tristezza. Sì, dai, Kangoo Boxer, su, non ti considera nessuno. Dove hai nascosto gli alberi grossi e secchi? Attenzione. Non ne è valsa la pena per niente, però... Vabbè. È stato soddisfacente. Rompiamo questo cactus. Il legno duro lo dà. No, dai, il legno normale, niente. Stiamo sprecando tempo. Che c'è qui? Ah, un baule, ma guarda te. Non l'avrei mai visto. Imparato a cucinare churros. Ah, bene, vedi, ora sappiamo fare i churros. Un asse di legno duro, quindi ne è valsa la pena. Adesso sappiamo fare i churros e abbiamo trovato un asse di legno duro. Abbiamo unito l'utile al dilettevole. Ok, là vedo un legno duro. Questo è un... quello è un boss dei triagoni. Attenzione. Andremo subito ad affrontarlo, allora. Tanto non è che ci possa fare tanto lui. Dai. Beh. Ho visto un baulino anche qui. Apri baule. Porridge di pesce. Tutte ricette oggi. Perfetto. Allora, in realtà io stavo puntando a questo coso di armi. A questo coso di rami duri. Poi, per favore. Grazie. Non è che stiamo trovando tanto legno duro, devo dire. Però, nel frattempo, ho trovato due bauli. Non utilissimi, ma li abbiamo trovati. Verso il completismo, che non faremo mai, probabilmente. Oh, eccolo, un po' di cose di rami secchi. Cos'è questa roba? Cistance. Che roba c'è? Scusami, è io che sto lavorando, Tripione. Allora. Ora arrivo subito da te, arrivo su. Va bene. Vuoi morire? Volevi morire per forza, ora muori. Toh. Sei contento ora? Grazie per il kit di miglioramento. Avrei preferito che tu fossi fatto di assi di legno duro, devo dire. Coso di rami secchi. Però sono lontanissimi. Sono pochi e lontani. Però che ci sarà una zona in cui sono più frequenti questi cosi, perché se no siamo messi abbastanza male. Ok.
Legno fossile, legno duro, rugiada. Sì, però insomma. Va bene, Yakmel, è il momento di tornare a casa. Lambra. Chissà se possiamo resuscitare un Pokémon da Lambra anche qui. Bella Aerodactyl che ci segue. Oppure per volare sopra Sandrock. Ci sta, dai. Corri, 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 Yakmel, corri. Ce la puoi fare. È il tuo momento. Passiamo anche dal corpo civile, se facciamo in tempo. Per vedere se c'è qualche missione di taglia. Perché potrebbe essere un modo facile di fare qualche soldino che in questo momento ci servono. Continuo a non sapere dov'è il Kangu Boxer, quell'altro. Ah, le sei, devo andare anche al... Devo andare al coso. Devo andare a... in piazza alle 6. Dannazione. Allora, per andare alla piazza servono 20 minuti. Per andare a casa mia... Aspetta, perché... Ah, l'incontro del focolare è nel Blue Moon. Fammi andare qui però prima. Così prendo quei due cosi. Così prendo da casa mia quelle due barre d'acciaio cromato. Tanto ora, non penso che debba arrivare lì preciso alle 6. Spero. Ho sbagliato coso. Là. Andiamo. Ah, ecco, l'incontro del focolare non è lì al Blue Moon. Che c'è al Blue Moon di missioni principali, scusa? Vai da Martle. Vabbè, ci andiamo dopo, eh. Corri, corri, corri me, corri. Siamo solo io e cosa? Wow. Siamo solo io e Matilda? Ah no. Welcome everyone. Trudy has some exciting news to announce. No fooling. Trudy, if you please. Benvenuti a tutti. Trudy ha delle notizie entusiasmanti da condividere con noi. Trudy, quando vuoi. I'd like to give an update on how the latest tree planting experiment went. Vorrei aggiornarvi sui risultati dell'ultimo esperimento di piantumazione degli alberi. We're still collecting data and Zeke is communicating with the botanist in Highwind as well as the church to get some second opinions. We're also working on growth trajectory as well as the amount of water needed. Stiamo ancora raccogliendo dei dati e Zeke sta comunicando con dei botanisti di Highwind e della chiesa per ottenere dei secondi pareri. Stiamo inoltre lavorando sulle traiettorie di crescita e sulle quantità di acqua necessaria. With that said, yes, the rumors are true. It actually went really well. Improbably well. You can go over to our little woods by the Gecko Station ruins and check it out yourself. Detto questo, sì, le voci sono vere. È andata incredibilmente bene. Improbabilmente bene. Potete recarvi voi stessi al nostro boschetto presso la stazione Gecko per vederlo con i vostri occhi. We were able to grow vegetation in the desert. All thanks to the hard work of Zeke and Director Chi, as well as our two resourceful builders. Siamo veramente riusciti a far crescere la vegetazione nel deserto, tutto grazie al duro lavoro di Zeke e del Direttore Chi, oltre ovviamente ai nostri due tenaci costruttori. I just knew it! Sandrock forever! Lo sapevo! Sandrock regna! Wow! Cosa sta facendo, coso, Ian? Wow! Non posso crederci. I suppose when you keep trying, good things happen. Dov'è Miguel, scusa, in questa immagine? Immagino che continuando a provare, le cose buone poi arrivano. Way to go, y'all. Complimenti a tutti! Oh no, loro sono ancora buggati dalla cosa, dallo showdown, ecco perché sono in questo modo. I can really see that ray of hope. Now, let me introduce this gentleman next to me. For those of you who haven't met him,
This here is Ernest, the reporter from Atara who wants to do a story on our mayor's progress with the Little Woods. Riesco davvero a vedere quel raggio di speranza ora. E adesso permettetemi di presentarvi questo gentiluomo al mio fianco. Per coloro che non l'hanno ancora conosciuto, lui è Ernest, il giornalista di Atara che vuole scrivere un articolo sui progressi del nostro sindaco sul boschetto. I believe some of you know me already. Penso di sì. Hello, I'm Ernest. Ma non ne sono sicuro. I've been doing a few pieces on Sandrock, and my next one will be on this new method of planting you all have discovered. Credo di essermi già presentato a qualcuno di voi, ma per quelli che non ho ancora conosciuto, salve, sono Ernest. Sto scrivendo alcuni articoli su Sandrock, e il prossimo sarà sul nuovo metodo di piantumazione che avete scoperto. I'm going to be interviewing some of you in the coming days, and also taking pictures of the trees you have growing out in the desert. It'll be an ongoing piece. I'll be putting out articles as this greenery project continues to make progress. Intervisterò alcuni di voi nei prossimi giorni e scatterò anche delle foto degli alberi che stanno crescendo nel deserto. Sarà un pezzo in aggiornamento, pubblicherò una serie di articoli che seguiranno i progressi di questo progetto di creazione del verde. Yes, we welcome you back with open arms, Mr. Ernest. That is, once the forest has grown out a bit more, which it certainly will. Sì, diamo il benvenuto a braccia aperte, Ernest. Ovviamente aspettiamo che la foresta cresca un po' di più, cosa che certamente avverrà. Wonderful. As they say in Bonrock, counting your chickens before they hatch is a good way to predict how many chickens you'll soon have. Continua con i proverbi di merda, Arvio. Fantastico, come diciamo a Bonrock, contare i polli prima che si schiudano è un ottimo sistema per prevedere quanti polli presto avrai. Right. Anywho, everyone is invited to be in a group photo. So I hope you can all try to stay flexible within the next few days. City Hall will send out a letter with the time and date as soon as possible. D'accordo. Comunque siete tutti invitati a partecipare alla foto di gruppo. Quindi spero che possiate essere flessibili con i vostri orari nei prossimi giorni. Il municipio invierà una lettera con data e orario il più presto possibile. This could be my big break. Questa potrebbe essere la mia grande opportunità. To be in the biggest paper in the free cities, would you? Non vorrete mica perdervi l'opportunità di comparire nel più importante giornale delle città libere, vero? So then, if there are no objections, for the feature photograph, I thought it would be most fitting to feature the most. Sicuramente Zeke ora non c'è perché lui non vuole questa attenzione. Give it up for the botanist who never bowed out, Sandrock's very own Zeke! Bene, se non ci sono obiezioni, per la fotografia in prima pagina, immagino che sarebbe il caso che comparisse la persona responsabile di questo successo. Fate un grande applauso per il botanico che non si è mai arreso! L'orgoglio di Sandrock, Zeke! Whoa, hold on. I said I'd do the group photo. I don't wanna be on the front page or nothing. Bello che, dato che è buggato per quella cosa dello showdown, ha assunto una posa da combattimento per evitare di andare in primo piano nella foto. Wow, un attimo. Ho detto che avrei fatto la foto di gruppo. Non voglio apparire in prima pagina o niente del genere. You should do it, Trudy. Dovresti farlo tu, Trudy. E me? Oh, well, I... E io? Beh, io... Trudy, we can't just put any Johnny come lately. Ma stai zitto, Cooper. È comunque il sindaco. Trudy, non possiamo usare la prima che passa come faccia di Sandrock. Trudy, come lately? Trudy, la prima che passa. What she done for us since she got back anyway? Other than almost getting both our builders killed at the shipwreck ruins. Ma non è vero, ma cosa cazzo ha fatto Matilda? Personally, I ought to be thanking other than Zeke is good minister Matilda. Cosa ha fatto per noi da quando è tornata, eh? Oltre a far rischiare la vita a entrambi i nostri costruttori nelle rovine del relitto. Per come la vedo io, l'unica persona che dovremmo ringraziare oltre a Zeke è il ministro Matilda. Ma lei non ha fatto niente per migliorare la situazione. Now, hold on a tick. No, no, aspettate un momento. This is our ray of hope. Questo è il nostro raggio di speranza. Yeah, when I heard that, I was like, whoa. Un surro, stai zitto. I mean, Matilda has led us through some of the most troubled times I've ever seen. Ma cos'è questa insubordinazione? Beh, Matilda ci ha guidato nel periodo più duro che questa cittadina abbia mai affrontato. Ma non ha fatto niente per questa cosa qui. E io dico di metterci Matilda sulla copertina di uno di quei giornaletti, come commemorazione di tutto quello che ha fatto per questo posto. Chi è d'accordo dica hi!
There you have it. Balls. Nessuno l'ha detto. Mayor. Ecco qua, la decisione è tua, sindaco. Sure. I mean, if that's how everyone feels about it. Io non so se Matilda in questo caso. Matilda, at the behest of our fine citizens. Stavo per dire all'inizio di questa conversazione che secondo me che Matilda aveva chiarito i miei dubbi su di lei, nel senso che secondo me lei vuole prendere il potere. E all'inizio di questa conversazione stavo pensando, no dai, in realtà secondo me no, adesso mi ha convinto, è buona. Ma dopo questo risvolto... certo, insomma, se tutti la pensano così, ministro Matilda, la nostra brava gente ha parlato. Ci faresti l'onore di apparire sulla prima pagina di questo articolo? Oh, I couldn't. Oh, oh, no, non posso. The mob has spoken. E il popolo ha deciso. Really? It's all right. You've earned this, Matilda. As well as Zeke and our builders. We couldn't have done it without you either. Bah. Perfetto. Siamo d'accordo. Te lo meriti, Matilda. E grazie anche a Zeke e ai nostri costruttori. Non ce l'avremmo mai fatta senza di voi. Goodness, y'all. I'm at a loss for words. I only ever wanted what was best for Sandrock. I was only ever doing what the light put me here to do. But if it'll make y'all happy, then yes, I accept this exceptionally high honor. Thank you, Sandrocker. Santo cielo, non ho davvero paura. Non ho davvero parole, gente. Io ho sempre voluto ciò che era meglio per Sandrock. Ho fatto solo ciò che la luce mi ha concesso di fare. Ma se è per farvi contenti, allora sì, accetto questo incredibile onore. Grazie a tutti voi, abitanti di Sandrock. Does this work for you, Ernest? Per te va bene, Ernest? Sure. It's up to you guys, I guess. Certo, la decisione spetta a voi, direi. All right, then. Everyone, keep an eye on your mailboxes. I'll let everyone know when we're ready to take the photo. Meeting adjourned. Perfetto, allora. Bene, non dimenticate di dare un'occhiata alle vostre cassette della posta. Avviserò tutti quando saremo pronti a scattare la foto. Riunione aggiornata con... Conserve water. Conservate l'acqua. Conservate l'acqua. No, no, ok. Matilda ha decisamente complottato e ha fatto lei... Ha pianificato tutto questo. Serve water. Conservate l'acqua. Sì, 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 assolutamente. Cosa stanno facendo questi? Vabbè. No, no, ti prego. Ugo è buggato. Sono tutti buggati. Bene, il progetto sugli alberi di Trulli funziona davvero. Con questa intuizione di intontorietà ho il forte presentimento che riusciremo presto a ottenere dei fondi per la nostra idea riguardante Portia. E poi Sandrock diventerà una superpotenza. Super l'ho aggiunta io, però ci stavo. No, ti prego, sono tutti buggati. Che palle. Corpo civile adesso è chiuso, vero? Per andare a vedere la bacheca. Dove è andato, tra l'altro, Ugo? È tornato nell'arena. L'hanno praticamente teletrasportato nell'arena, mi sa. Ok, non mi ci fa entrare nel corpo civile, quindi magari la bacheca qui me la posso... No, non questa. Quest'altra. Ercole 2000, ne devo uccidere due. Tripion, ne devo uccidere... Ah no, scusa, Ercole 2000, ne devo uccidere 5. I Tripion ne devo uccidere 9. Prendiamo questa. Tanto sicuramente possiamo farla. Allora, non so come fare per dare la roba adesso a quell'imbecille di Ugo che sta combattendo nell'arena. Maledetto. Perché? Puliamo a questo punto. Da. Veramente? Dai, che tristezza. Ecco,
Vedi? Si sono ribuggati completamente. Ah no, però mi ci fa interagire. Perfetto. Ugo. Ugo. Oh, avevo paura si fosse bloccato per sempre. Matilda cattura sempre l'attenzione quando c'è un evento pubblico. È il potere del carisma. Senza togliere nulla a lei, ovviamente. A parere mio, il merito per gli sviluppi della piattumazione va tutta a Trudy e Zeke. E beh. Thank you. Una persona che dice la cosa giusta, finalmente. Ok, l'ho migliorato. Non ci ha dato niente di Gal, praticamente. Merda. Noi adesso abbiamo bisogno di soldi. Allora, vi direi di andare a letto. Così lì si resetta tutta... Ah, aspetta. Alla cosa di Owen c'era una missione principale. Salone Blue Moon. Secondo me Matilda nasconde qualcosa. Non Dio, è buggato anche qui, Pen. Ti prego. No, non ci credo. No, dai. Per colpa di quell'evento di merda. Sembra che si sia impallato completamente. No, non ci credo. Ho sentito un rumore. Magari qualcosa sta succedendo uguale. Non mi fa neanche skippare la scena. Sto provando a premere tutti i pulsanti possibili. Attenzione, c'è Grace che si è avvicinata al tavolo. E è compenetrata con Pen. Non ho idea di cosa dovrebbe succedere in questa scena. Interessante. Interessante. Sì, sì. Decisamente interessante. Non è possibile. Non ce la possiamo fare. No, ti prego. No. No, perché? Quindi adesso ci tocca rifare la giornata? Che cazzo? Oh mio Dio. Va bene, allora. Dovrò sicuramente vedere qui cosa sta succedendo. Quindi in caso rifarò tutto off screen. Ma direi che questo è un buon modo di chiudere questa live, no? No? È un bel modo, forse? Allora, io direi che possiamo chiudere qui, quindi. Se il video vi è piaciuto, se vi sono piaciuti questi bug di Sandrock, che mostra quanto ancora sia in un early access e non si siano ben calibrati con gli aggiornamenti, sicuramente, vi dico che se volete recuperarvi tutta la serie c'è la playlist in descrizione. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima con My Time at Sandrock o con altri giochi, tra cui un altro live sim
che è The Witch of Fern Island, in cui siamo una strega, oppure con Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, o con Yu-Gi-Oh!, Pokémon e le altre cose che vengono fatte su questo canale, Toho, queste cose qui. Quindi, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao gente!